il Toro è andare incontro alla gente, stanno scendendo i giganti, è claudicanti, affaticati. Questo è Martino Cattano, questo è un mito, un bergamasco che mola mia. Allora, beh, innanzitutto è un piacere averti qua, Martino. Poi c'è anche Adriano Ferrio e con te il terzo della pattuglia, Federico Dentella. Allora, tre italiani, il vostro racconto, siamo sotto il Bertone, sotto l'ultima, insomma, come dire, è qua sotto. Martino. È stata dura perché ho avuto la prima notte problemi di stomaco, di digestione e da lì in avanti, da Cogne in avanti, ho sofferto tanto. Mi racconti tuo Toro in dialetto bergamasco stretto, da Casnigo, giusto? 30 secondi il Toro in bergamasco. Allora una sbugiata che hai per fatto, ma chi che capisce ne voto? Tradotto vuol dire? Vuol dire che è una faticaccia che possono fare solo quelli che capiscono poco. Quindi Federico Dentella, Martino, rimani un attimo, vuol dire che ne capisci poco. Da dove vieni? Da Alzano Lombardo. E abbiamo fatto tutta la gara insieme. Anche qui in dialetto bergamasco il commento. Diciamo che... No, in dialetto. Ah, in dialetto? Sì. No, è una copata, come la dice lui, cioè che degli altri aggettivi, Lekel. Però dai, ormai siamo arrivati. Né Martino? Sì. Siamo con Adriano Ferrio che arriva invece da Milano, quindi sì, tre Lombardi, ecco come intanto grazie a voi due, buon cammino, il tuo racconto di questo folle quanto magnifico viaggio. Beh, il mio primo Toro, quindi è stata un'emozione comunque a prescindere, ci siamo stati fortunati con anche il tempo e quindi è stato molto bello, sono veramente felice e soddisfatto sia di tutto l'evento ma anche di quello che sono riuscito a fare io. Peraltro siamo dunque 9:30 del mattino, siamo su tempi importanti, sotto le 120 ore al traguardo. L'alba, penso quest'oggi, con il bianco dinanzi, è stato un momento, forse il momento più bello di questo viaggio. Sì, assolutamente. Mentre stavamo scendendo, insomma, a vedere il Monte Bianco in questa situazione di meteo così bellissimo e splendente, è stata veramente meraviglioso. Un pensiero ai tuoi affetti, alla tua famiglia, a chi ha vissuto con te dietro le quinte questo viaggio? Beh, soprattutto mia moglie, perché ha dovuto supportarmi tutta l'estate per fare tanti allenamenti qua in Valle d'Aosta, provare tutti i percorsi, quindi adesso mi sta aspettando giù al traguardo e quindi... Si vede che l'ami, puoi salutarla in questo... Ciao amore, ciao Vivian. E gli occhi parlano non solo di fatica ma di vita. Adriano, buon viaggio verso il traguardo. Grazie a te di cuore. Noi andiamo avanti verso il Bertone. Buona discesa. Ciao, grazie.